Italy is very organized. So I can, when I first came in, I can see the color theme of your fair. It's the gray, white, and very organized. You see, it's very, very easy for the buyer to find the way to the designer. And also the fashion show area with the buyer's lounge, everything is very organized. Whenever we visit here, I can find out what is new trends. And I also visit New York, but New York market and the European market is totally different. And actually for Japanese, European design is much, much better. So what I expected from Si Sposa Italia before coming is to see the world of fashion and bridal and evening wear gathered in one space. And this is exactly what I found, so I'm very excited about that. I expected to see beautiful Italian designers and of course great construction, good new designs and beautiful fabrics. The new color trends, the designs, the drapes, the Italian designers for sure. The newest details that we don't see in the United States. Il must della prossima stagione sarà una sposa esclusiva, sarà uno sposo veramente che si sappia distinguere, sarà veramente l'esclusività e l'eccellenza dei tessuti e dei materiali che faranno la differenza nella prossima stagione. In questa edizione di Si Sposa Italia mi ha colpito sicuramente come è stata allestita e organizzata la logistica, mi piacciono tanto come sono stati fatti diciamo, gli stand. Ci aspettiamo l'occasione di incontrare tanti clienti nuovi, tanti buyer anche da mercati stranieri, è un modo anche per esporre al meglio le nostre collezioni in una fiera che per me è molto importante per questo settore. Questa edizione di Si Sposa Italia è nel segno, diciamo, della crescita, perché abbiamo avuto modo di vedere anche quest'anno un ulteriore passo avanti rispetto alle edizioni precedenti, che hanno sicuramente favorito il modo di presentarsi dell'Italia, dei brand italiani e di tutti coloro che partecipano a questa edizione. Sono rimasto molto entusiasta, soprattutto del layout. Mi sono fatto una passeggiata tra gli spazi di questa manifestazione, devo dire, sembravano tutti atelier, tutte piccole boutique. Per me è una prima volta, non sono mai stato in fiera, a dirti la verità, però sono stupito perché ho trovato una cosa molto carina, molto elegante, bella, fatta bene, ho visto un bel sorriso, tanti persone di passaggio. We've had 14 different countries have retailers come on the stand. They love the collections equally from everywhere, Italy, Poland, Austria, Greece. It's been a fabulous response and we're delighted to be here. Le tendenze per il 2020, insomma, intanto si abbandona il rigore minimalista e prendono forma e ancor più volume queste creazioni così principesche. Noi siamo di parte perché rappresentiamo un genere certamente romantico, per noi la sposa deve essere una nuova principessa Sissi, una di quelle spose che sono destinate a essere guardate sotto una campana di vetro, quindi per noi spazio al romanticismo. Mi ha colpito l'affluenza di un mercato che generalmente non ho mai visto a Milano. Noi personalmente abbiamo avuto degli incontri molto interessanti con dei buyers cinesi, con delle bellissime realtà. Il mio brand è molto apprezzato in Oriente, cioè il mio paese, il paese che amo è il Giappone, per cui abbiamo un riscontro importante con il mercato giapponese e quest'anno devo dire anche cinese.